Lazio, la regione in cui si produce il miglior distillato d'Italia, al punto da meritare la medaglia d'oro al concorso internazionale di Lione in Francia. Il premio è andato all'azienda Aurora di Segni, in provincia di Roma, con il suo Amaro al Marrone. Abbiamo ottenuto questo importante riconoscimento al concorso internazionale di Lione, che ci ha premiato, oltre con la medaglia d'oro, anche come miglior liquore e distillato italiano del concorso, su oltre 9.000 partecipanti. L'amaro al marrone Segnino viene fatto mettendo a macerare le castagne, o perlomeno i marroni provenienti dal territorio dei Segni, nell'alcol, e poi tramite diversi procedimenti riusciamo ad ottenere questo liquore dal sapore delicato ma allo stesso tempo deciso. L'amaro al marrone può essere abbinato o con un fine pasto, quindi o con un dolce, anche un pasticceria secca o un dolce alle creme, ma anche nella miscelazione può andare bene, quindi tramite un cocktail per un dopo cena. La credenza officinale della famiglia Graziosi, con sede al centro di Segni, produce anche altri liquori distillati e commercializza altresì vari tipi di prodotti ideali da regalare o regalarsi in occasione delle feste. Oltre all'amaro al marrone c'è l'amaro Lepino, che è un amaro a base di erbe tutte del nostro territorio, quindi dei Monti Lepini, un amaro all'alloro, al carciofo di Sezze, la ratafia e un amaro all'oliva etrana. Inoltre stiamo producendo anche altri liquori. Tutti questi amari in questo periodo natalizio si possono avere sotto forma di regalo per un cesto, insieme ad altri prodotti che abbiamo, come ad esempio cioccolate artigianali, confetture, marmellate e tante altre ottonerie che possono formare un bel cesto per un pensiero per Natale. Da quest'anno Aurora arriva direttamente al domicilio delle attività del settore Horeca. Oltre alla vendita al dettaglio che noi effettuiamo qui al negozio, abbiamo messo in piedi anche una distribuzione nel settore della ristorazione. Quindi distribuiamo per ristoranti, enoteche, bar, trattorie e tutto il mondo del settore Horeca.